Poi bisogna dire che ieri siamo rimasti anche molto impressionati da Sergei Voronov per quanto riguarda Dan Rippon. Parlavamo di questo cambiamento del suo look deciso proprio da Michael Seibert, il suo coreografo, il campione di danza statunitense, che ha coreografato proprio il suo free skating che andiamo a seguire sulla colonna sonora di Incredibles. E vediamo adesso anche come avrà reagito a questo scontro, insomma non è facile neanche per lui. Ha voluto fare questo cambiamento e a settembre ha annunciato anche il cambio di allenatore. Aveva fatto i camps con Jason Dungeon e poi invece ha deciso di spostarsi in California con Rafael Aretunian e ha fatto proprio un comunicato l'11 settembre per annunciare che aveva bisogno di cambiare, che aveva bisogno di provare nuove cose. Vediamo. Solamente Axel, semplice doppio tolu. Tipo Salkov. E triplo loop. E triplo Axel. Triplo Lutz. Doppio talo, doppio loop. Thank you.
anche ora l'errore sull'ultimo Lutz, che l'ha eseguito solamente doppio. Deve essere triplo, però è atterrato in avanti. E triplo flip. Sicuramente un nuovo Ripple, non solo per come si è presentato, ma per come presenta il programma, con un'energia diversa, con una grinta diversa. Forse era questo di cui aveva bisogno, l'aveva dichiarato. Dice, nonostante con Jason e Yuka, Jason Dungeon e Yuka Sato, io abbia raggiunto anche la mia prima medaglia ai nazionali, perché è riuscito a ottenere l'argento, ci sentiva di aver bisogno proprio di cambiare stile. Mi sembra che sì, ci sia riuscito, infatti abbia preso questa strada. Sì, sì, ci è riuscito perfettamente a farlo. Devo dire la verità, a volte lo trovo un po' dissonante, perché si vede che comunque sta studiando nuovi movimenti, nuovi approcci. Per cui si vede, ecco, questo è il primo grande errore, uno dei primi grandi errori, dove solamente Axel semplice doppio toe loop. Devo dire la verità, quello che mi è sembrato, oltre a questa dissonanza tra i suoi movimenti, che si vede che non sono ancora assimilati a livello di interpretazione. Beh, è un cambiamento grande. È molto grande. A volte le transition mi sono sembrate un po' scarse, perché ho visto che spesso aveva solamente incrociati per aggiungere un elemento per l'esecuzione di un salto. Vediamo poi come viene giudicato anche dai giudici. Questo è il famoso Ripple Lutz, perché è quello eseguito con le braccia alzate. Propone anche il toe loop e il loop finale. E c'era il bellissimo dettaglio proprio sullo stacco del piede del Lutz, che il piede, che è il sinistro nel caso di Adam, è inclinato verso l'esterno, verso sinistra, prima di staccare il ghiaccio. Bella anche questa immagine, fa vedere che grinta, no? Sì, lui ci abbia messo. Sì, no, dai, secondo me l'idea è vincente. Sì, straordinario che lui non ne abbia risentito affatto dello scontro. Mamma con Nang mia. Song, perché Nang Song veramente... Sto cercando di trovare e reperire qualche informazione per sapere anche... Sì, anch'io sto cercando di capire anche cosa... No. Almeno di avere notizie sul pattinatore cinese, perché ovviamente siamo rimasti tutti abbastanza così colpiti, speriamo. Sicuramente tutto bene, ci sarà comunque il comunicato stampa. Sì, che stiamo darà. Aspettando proprio quello dall'ISU. Ed eccolo intanto il punteggio 61 ed 81, 71 ed 86 sui components, 133 e 67 per un totale di 205,48, senza problemi va in prima posizione. I components sono stati valutati migliori di quelli di Reynolds, ma per quanto riguarda il tecnico rimane il cinese Wang come vediamo come qua immagine. È come l'ultimo, uno dei più grandi rappresentanti della coppia d'artistico, lui che è da una vita che patina, rappresenta la Cina, partendo, ricordiamocelo, vincitore di un sacco di medaglie. In Italia è stato per le Olimpiadi di Torino 2006.